Benvenuti in un nuovo episodio di Scuola di Droni. Oggi andremo a trattare uno degli argomenti fondamentali per la riuscita delle nostre riprese, sia per i nostri quadricotteri, ma anche per le videocamere. Ma di cosa sto parlando? Degli FPS, quel settaggio che dovremmo impostare prima di premere il tasto REC. Pensate, la scelta corretta degli FPS ci porterà ad avere un video con maggiore qualità. Innanzitutto, cosa sono? Sono i fotogrammi al secondo che compongono la nostra scena. Quando guardiamo un video, in realtà non stiamo guardando qualcosa che si muove, ma stiamo semplicemente ingannando l'occhio con una serie di immagini. In questo episodio non voglio entrare troppo nello specifico, ma vorrei condividere più che altro la mia esperienza. Una cosa è certa, questo argomento tocca tutti, sia se vogliamo con un Mini 3 Pro o addirittura con un Mavic 3, o semplicemente stiamo riprendendo la nostra avventura con una action cam. Dovremo selezionare gli FPS. In ogni caso, se utilizziamo più dispositivi nello stesso video, è importantissimo impostare gli stessi FPS oppure dei multipli. Ovvero, se registro a 25 FPS con un drone, allora sull'action cam potrei utilizzare 25 FPS oppure 50 FPS oppure 100 FPS. Questo sarà fondamentale per non avere alcun tipo di problema durante il montaggio. Qualche anno fa avremmo dovuto scegliere tra NTSC oppure PAL. NTSC si utilizza in America principalmente, mentre PAL in Italia e in Europa. Ultimamente troviamo nelle impostazioni degli FPS 24, 25, 30 e così via. Non dovremo più selezionare NTSC oppure PAL. Più comodo, perché se passavamo da PAL a NTSC dovevamo addirittura formattare la micro SD. Concretamente, a livello visivo, cosa cambia girare a 24, 25, 30, 48, 50 o 60 FPS? Iniziamo con i 24 FPS, che sono gli FPS minimi per avere un'immagine fluida, altrimenti il nostro occhio vedrà una sequenza di foto. 24 FPS, come ben saprete, sono utilizzati nel mondo del cinema. Quando vedremo una scena girata a 24 FPS, il nostro occhio associerà quella scena a una scena cinematografica. Utilizzare i 25 FPS non cambierà molto dall'utilizzare i 24, ma sarà più comodo per rispettare la regola dei 180 gradi, che consiste nell'impostare l'otturatore al doppio degli FPS. Di conseguenza, se registriamo a 25 FPS, dovremmo impostare lo shutter speed, l'otturatore, a un cinquantesimo. Passiamo ai 30 FPS, che a mio avviso sono un ottimo compromesso tra fluidità della scena, ma anche possiamo ottenere un ottimo motion blur. Con 24 FPS il motion blur sarà molto più evidente rispetto ai 30. Che cos'è il motion blur? Non è nient'altro che un effetto di mosso ai lati. Questo mosso ai lati, il motion blur, ricorda molto le scene che vediamo al cinema. Passiamo ai 50 oppure 60 FPS. Sicuramente avremo un video molto fluido con pochissimo motion blur, ma attenzione, perché utilizzando 50, 60 o 100 o 120 FPS avremo una perdita di qualità. Questo perché avremo lo stesso bitrate, ovvero 100-150 megabit per secondo, ma avremo più fotogrammi, di conseguenza avremo una perdita di qualità. Spiegato in modo molto semplice, se un file di un minuto registrato a 24, 25, 30 fps peserà un gigabyte, avrà una qualità maggiore rispetto a un file registrato a 50, 60, 120 fps, sempre di un minuto, che peserà un gigabyte, perché all'interno del file registrato a 50, 60 fps ci sarà una sequenza maggiore di immagini, di conseguenza una perdita di qualità, perché un'immagine peserà all'incirca la metà di un'immagine dell'altro file registrato a 24 o 25 o 30 fps. Spero che questo concetto sia chiaro, perché è molto importante per avere la qualità massima delle nostre riprese. Con queste due immagini vediamo le differenze di una clip registrata a 25 fps con un'altra clip registrata a 50 fps. Sicuramente quella registrata a 25 fps avrà un aspetto molto più
cinematografico, mentre quella registrata a 50 fps sarà più fluida ai nostri occhi. Inoltre, quella registrata a 25 fps avrà più effetto di movimento, più motion blur, rispetto a quella registrata a 50 fps. In entrambi i casi ho rispettato la regola dei 180 gradi. La prova di tutto questo discorso è se andassimo nelle impostazioni degli fps del Mini 3, ci viene proprio detto che 24, 25 e 30 fps avremo la massima qualità, con la sigla HQ, High Quality. Fatto tutto questo preambolo, a quanti fps sarebbe meglio registrare? Io vi consiglierei di registrare a 30 fps, il miglior compromesso tra fluidità, motion blur, semplicità di gestione delle clip. Io solitamente utilizzo 25 fps, purtroppo non è una scelta personale, ma è dettata dal fatto che se registrassi a 30 fps con la Sony, quella con la quale mi sto riprendendo, avrei un crop sul sensore, di conseguenza registro a 25 fps per non avere questo crop. E come detto all'inizio, dobbiamo tenere tutte le nostre camere agli stessi fps oppure con dei multipli. Registro 25 con lei, posso tranquillamente registrare a 50, a 100 e così via, 200 fps, non avrò nessun tipo di problema sulla timeline. Ho detto timeline, e allora facciamo un discorso un pochino più approfondito, perché sarà fondamentale impostarla agli stessi fps che abbiamo selezionato sui nostri dispositivi. Questo perché se registrassimo a 25 e impostassimo la timeline a 30 o viceversa, cosa succede? Mancano degli fps oppure avremo troppi fps e allora avremo degli scatti sulle nostre riprese, e sono davvero orribili questi scatti. Detto questo, può tornare utile avere anche degli fps maggiori a 30. Quando utilizzare 50, 60, 100, 200 fps? Semplice, nelle riprese action. Questo perché vogliamo il soggetto senza effetto di motion blur. Se il soggetto si muovesse troppo rapidamente, avremo l'effetto di mosso anche sul soggetto, e questo non è proprio bellissimo, soprattutto se vogliamo una scena pulita. Per mia esperienza, se utilizzassimo 24 o 25 fps dovremmo assolutamente rispettare la regola dei 180 gradi, di conseguenza dovremmo tenere l'otturatore ad un cinquantesimo, mentre se utilizzassimo 30 fps potremmo stare un pochino più tranquilli, anche se gli fps non sono proprio doppi, la scena comunque verrà pulita e non dovremmo essere precisissimi. Vorrei aggiungere un'ultima cosa, che può sembrare banale, ma a volte può salvare la ripresa. Sto parlando di come registrare in situazioni di scarsa luminosità. È buona cosa abbassare gli fps al minimo, di conseguenza utilizzare 25 o 30. Questo permetterà al sensore di catturare più luce e avere un'immagine più pulita, senza rumore. Il mio consiglio è quello di sperimentare. Fate un po' di riprese a 25 fps, a 30 fps e poi vedete qual è l'effetto finale che vi aggrada di più. Oppure, in base al risultato finale che volete ottenere, potete impostare gli fps di conseguenza. Spero che questo episodio di Scuola di Droni vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e a quanti fps registrate le vostre clip. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ci vediamo anche su Instagram per rimanere aggiornati in tempo reale con sondaggi e quant'altro, e su Telegram per le migliori offerte di tecnologia, e non risparmierete voi e supporterete il canale.